Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la solennità del Sacro Cuore, questa festa che stiamo preparando un po' tutto il mese di giugno, con le ore sante, con le meditazioni sul Sacro Cuore e anche in parte con la Santa Messa prefestiva che già ieri abbiamo celebrato, introducendoci al mistero del Sacro Cuore, che è un mistero fondamentalmente di amore. Oggi facciamo un po' una sintesi di quella che è stata l'opera compiuta da Gesù attraverso questa rivelazione e attraverso la Santa che ne è stata destinataria e poi colei che l'ha diffusa nella Chiesa, che è Santa Margherita Maria Alacoque, nata nel 1647, morta nel 1690. Le rivelazioni del Sacro Cuore avvennero il clou negli anni 1673-1675, furono poi affidati al direttore spirituale di Santa Margherita Maria, ora santo anche lui, che era padre Claudio da Colombiero, un grande gesuita, e i gesuiti poi nella Chiesa ebbero proprio il compito di diffondere la devozione del Sacro Cuore, di spiegarne i fondamenti teologici, e ai gesuiti è dovuta anche la nascita di un movimento presente in questa parrocchia, che era l'apostolato della preghiera, che ha proprio il compito di promuovere la devozione al Sacro Cuore, l'atto di consacrazione quotidiana e la preghiera che il Signore chiede. Sapete che c'è un elenco mensile, l'intenzione mensile, l'intenzione del Santo Padre, eccetera. Compieremo anche degli atti, oggi ci sono le paginine di iscrizione al Sacro Cuore, e alla preghiera c'è anche la mia, perché io sono ben lieto, insomma, di farne parte. Sono consacrato al Sacro Cuore ormai da diversi anni. E Santa Margherita Maria ricevette queste rivelazioni, che si possono sintetizzare più o meno in questo modo. Numero uno, Gesù mostrò anzitutto il Sacro Cuore volendo rivelare il suo mistero di amore per gli uomini, e l'incorrispondenza però degli uomini a questo, cosa che gli causa grandissimo dolore, chiedendo per questa mancata corrispondenza da parte degli uomini riparazione. Riparazione vuol dire fondamentalmente amare Gesù anche per chi non lo ama, se uno volesse sintetizzare. Come si fa questa riparazione? Gesù disse diverse cose. L'ora santa del giovedì sera, questo mese di giugno lo stiamo facendo, l'ora santa abbiamo visto si dovrebbe fare dalle 11 a mezzanotte, cioè nell'ultima ora in cui Gesù stette nel Getsemani, perché disse proprio così. Nelle parrocchie adesso si fa generalmente alle 21 di sera, quindi in questo mese di giugno lo stiamo facendo in questo modo. Perché? Perché nel Getsemani gli apostoli si addormentarono e fu il primo, diciamo così, segno evidente di mancata corrispondenza alla morte di Gesù. Gesù stava agonizzando, Gesù stava per affrontare la passione, ha chiesto il conforto dei suoi più grandi amici, perché chiamò con sé Pietro, Giacomo, Giovanni, quindi le colonne dei 12 apostoli, e dovette dirgli: siete stati buoni, manco di vigliare una sola con me, proprio adesso. E quindi lo chiede a noi, e noi lo faremo molto molto volentieri. Poi la seconda cosa, che è quella più conosciuta, i primi 9 venerdì del mese, la pratica dei primi 9 venerdì del mese consecutivi. Cosa si fa? La confessione riparatrice, cioè ci si confessa con l'intenzione di riparare l'offesa commessa al cuore di Gesù, e si partecipa alla Santa Messa con la comunione che si offre in riparazione alle offese commesse contro il Sacratissimo Cuore di Gesù. La terza cosa fu l'istituzione della festa del Sacro Chiesa Santa Margherita Maria. Abbiamo meditato ieri sera durante l'ora santa che il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini fosse dedicato a celebrare il suo cuore con una santa messa di prima classe, che allora oggi è solennità, infatti oggi è solennità, è giorno di festa per la Chiesa, in cui si facesse la comunione riparatrice. Quindi siamo tutti quanti invitati a offrire questa sera, che farà la Santa Comunione, in riparazione delle offese commesse contro il cuore di Gesù, e fare l'atto pubblico di riparazione. Faremo dopo la Santa Comunione insieme. Cioè abbiamo un testo molto bello, il più famoso, che è il testo di Papa Pio XI, che lo scrisse apposta, proprio in ottemperanza a questa richiesta di Gesù, per dare un testo autorevole, insomma, scritto da un Papa, è il migliore atto di riparazione che si possa fare. Poi c'è stata un'altra ancora, chiese la consacrazione al Sacratissimo Cuore di Gesù, l'atto di consacrazione al Cuore di Gesù, che è raccomandabilissimo, insomma, si può e si deve fare, e che come tutti quanti gli atti di consacrazione, diciamo semplici, con quello cuore immacolato di Maria, l'unica cosa che richiede in noi è chiaramente l'impegno nel combattere contro il peccato mortale.
non posso consacrarsi con il cuore se bestemmio, non posso consacrarsi con il cuore se non vado a messa la domenica, non posso consacrarsi con il cuore se faccio 100.000 peccati impuri, questo è evidente, insomma. Certo, non bisogna diventare santo per consacrarsi al Sacro Cuore, se no, ecco, quindi basta avere una vita da un buon fedele, cristiano, cattolico, praticante, e quindi questo è atto da fare. L'ultima cosa che Gesù chiese è di esporre l'immagine del Sacro Cuore nelle proprie case e nelle chiese. Qui abbiamo la statua, spero che in casa ci abbiate una bella immagine del Sacro Cuore, io ce l'ho, d'accordo, non solo nelle case ma anche portarla addosso, disse a Santa Margherita Maria. E voi sapete che sono alcuni scapolari, io ce l'ho fatto così, tanto che lo sappiate, scapolari del Carmine che da una facciata hanno l'immagine del Sacro Cuore e dietro hanno la Madonna. Facendo questo si ottempera all'ultimo desiderio del cuore di Gesù. L'ultima cosa, Gesù fece 12 promesse a chi è devoto del Sacro Cuore. Adesso ve le leggerò brevemente. Voi pensate che queste 12 promesse, unico caso in tutta la storia della Chiesa, Santa Margherita fu beatificata, mi ricordo la data 18 settembre, perché era la stessa data del mio compleanno, del 1871, 18 settembre sicuro, 1800 è sicuro perché il Papa era Pio IX. Pensate a beatificare una santa strepitosa come questa, come su 200 anni. Ma se uno legge la biografia di Santa Margherita, Santa Margherita era fatta tutti i colori, ha fatto delle cose, dei gesti di amore per il cuore di Gesù pazzeschi. Voi pensate, ve ne dico solo uno. Sta poveraccia, io la capisco benissimo perché pure io ho questa idiosincrasia, detestava il formaggio, mi faceva venire il volto a stomaco. Siamo colleghi sotto questo punto di vista, insomma, io purtroppo non sono, adesso con gli anni un po' meno, ma una volta era proprio terribile. Sapete che ha fatto questo? Non mi ricordo se per 5 o per 6 anni non ha mangiato altro che formaggio, colazione, pranzo, per amore del cuore di Gesù. Questa è solo una delle tante. Se dovessi raccontare tutte le evidenze di Santa Margherita Maria, faremmo circa le 11 di sera. E ha fatto delle cose veramente pazzesche, veramente in alcune circostanze andando oltre. Eppure 200 anni per farla beata, dei misteri, probabilmente si è messo di traverso il demonio, insomma, a fargli la guerra. Prima di leggere le 12 promesse, vi ricordo un'altra cosa che pochi sanno. Voi sapete che la storia della Francia avrebbe dovuto essere diversa perché Gesù fece anche due richieste al re di Francia, che era fatta una sola però. Chiese che fosse eretto un santuario grosso al Sacro Cuore, non so se siete stati a Parigi, sono stato, è bellissimo ed è stato fatto, ma chiese anche un'altra cosa che non è stata fatta. Chiese al re Sole, a Luigi XIV, di far stampare sulle bandiere della Francia l'immagine del Sacro Cuore. Questo era quasi assurdo. Dicendo, se farai così, il regno di Francia sarà consolidato a destra e a sinistra. Non l'ha fatto, e voi sapete che poco tempo dopo che è successa, che c'è stata la rivoluzione francese. Mi pare che fosse Luigi XVI, il secondo successore, si ricordò di questa cosa, cercò di ripararli, ma era troppo tardi, perché Luigi XVI è stato ghigliottinato. Il regno di Francia è finita, c'è stata la rivoluzione francese con tutti i disastri che ha combinato, con tutta l'ecatombe, sono morti centinaia, non penso che lo sappiate, ma con migliaia di preti, di suore, di cristiani, perseguitati dai lascissimi membri della rivoluzione francese, da Robespierre prima e da Napoleone in company dopo, è successa l'ecatombe. Quindi capite, cioè è Gesù, la disobbedienza a un invito fatto da Gesù a titolo devozionale. Questo bisogna saperlo, perché quando Gesù ci chiede qualcosa, bisogna farla, perché se non la facciamo rimane in guai. Se non lo facciamo non è peggio per lui, è peggio per noi. È abbastanza sconvolgente questa cosa, ma è storia, se leggete i biografi, la storia del Sacro Cuore, leggete sicuramente anche questo dettaglio e questo particolare. Allora, quali sono le 12 promesse che Gesù ha fatto a chi è devoto al Sacro Cuore? Vi dicevo, nel decreto di beatificazione di Santa Margherita, unico caso nella storia della Chiesa, Pio IX ha fatto scrivere tutte e 12 le promesse. Non era mai successo, mai. Cioè che un Papa, lo capite, in un atto ufficiale, con una beatificazione, scrivesse
delle cose direttamente derivate da una regolazione privata. Non è mai successo. È il primo ed unico caso, questo per capire quanto è importante questa devozione, che è la regina delle devozioni. Voi sapete che dopo la Madonna ha rivelato il cuore immacolato di Maria, Fatima, spiegando come questa devozione completava l'altra, ma la prima, e quindi la più importante, è quella a cui tutte tendono, è appunto questa al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore fa queste promesse. Numero uno, io concederò a chiunque è devoto al Sacro Cuore, al mio cuore. Uno, gli aiuti e le grazie necessarie al proprio stato di vita, sia che sei sposato, sia che sei prete, sia che sei suore. Secondo, il soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e la riconciliazione a quelle divise. E trova qualche caso di una famiglia che sta in crisi, bisogna dirgli, cerca di essere devoto al Sacro Cuore, via un'immagine e mettila dentro casa, vai a primo venerdì del mese e cose del genere. Sono promesse, Gesù fa una promessa, la mantieni. Terzo, la consolazione in tutte le afflizioni. I devoti del Sacro Cuore non saranno mai desolati, ma sempre consolati da Gesù. Quarto, l'essere asilo e rifugio sicuro in vita, ma soprattutto in punto di morte. Quinto, la benedizione e quindi il successo, soprattutto le imprese dei suoi devoti. Padre, ma tutto storto, il lavoro a destra e a sinistra, dico. Chiappa l'immagine del Sacro Cuore e mettetela dentro casa, fa il vino a venti del mese, fa l'ora santa, mettete il Sacro Cuore addosso, fa la consacrazione del Sacro Cuore, potrà provare per tutte cose, dico. Poi, un oceano di misericordia e di pace per i peccatori anche incalliti. Il ritorno settimo al primitivo fervore delle comunità religiose che onorano il Sacro Cuore. Otto, il raggiungimento della perfezione in breve tempo per le anime fervorose. Nove, la benedizione a tutti i luoghi dove la sua immagine è esposta. Io quando giro per le case, ho detto che mi venite tutti i colori. Quadracci brutti quanto la fame, se tu guardi in giro ti fanno venire angoscia solo a guardarmi, per non dire in alcune circostanze che capitava specialmente nelle altre parole che ho visitate, quadri osceni, immagini osceni, nudi. Può mettere una cosa del Sacro Cuore dentro casa, un crocifisso o qualcosa del momento, no? Che c'è sta dentro casa nostra. Benedizione a tutti i luoghi dove la sua immagine è esposta, case, chiese, uffici, negozi, laboratori, tutti. 10. La grazia di convertire i cuori più induriti a coloro che svolgono l'attività apostolica. Qui c'è una commedia, d'accordo? Convertiamo chiunque, siamo devoti al Sacro Cuore. Poi, tutti coloro che diffondono la devozione al cuore di Cristo, stanno attenti, avranno i nomi scritti nel suo stesso cuore. Ma iscritti non per scherzo. Cioè, se io sono devoto al Sacro Cuore, Leonardo Maria sta scritto dentro il cuore di Gesù, è scritto, proprio scritto, non metaforicamente. E 12, questa è la grande promessa, cosiddetta, la grazia della penitenza finale a coloro che fanno la comunione nei primi 9 del mese consecutivi. Questa è la promessa di Gesù, vale anche per i 5 sabati del mese. Chi li fa all'inferno non ci va, cioè morirà in grazia di Dio. Certo, questo non deve diventare, dice, ah bello, si faccia i primi 9 del mese e poi comincia a fare bagordi per tutta la vita. Non è questo il motivo, d'accordo? Ma fatto con fede, con amore questo gesto, il Signore ci assicura che non moriremo in disgrazia di Dio, quindi all'inferno non ci andiamo. Il che non è poco, perché oggi tutti pensano che chiunque muore va subito in paradiso, ma non è così, capite? Cioè la salvezza è un obiettivo da raggiungere, il Signore ci aiuta, ma non è scontato che tutti lo raggiungiamo, perché c'è stato qualche piccolo problema, il demonio non vuole andare in paradiso, eh? Il demonio vuole portarci all'inferno, c'è una guerra, d'accordo? Tra Dio che cerca di attrarci a lui e il demonio che cerca di tirarci all'inferno. E in mezzo stiamo noi, non è sempre facile stare dalla parte giusta, abbiamo bisogno d'aiuto. Ecco, quindi chi fa questo gesto raccomandato, io raccomando sempre alle persone che non ha fatto i primi 9 del mese, i primi 5 sabati, li faccia, d'accordo? Li faccia perché sono cose graditissime al cielo. Ecco, io so con certezza che persone che rischiavano brutto e che hanno fatto i primi 9 del mese, i primi 5 sabati, si sono salvati il brutto della cuffia per questo. Credetemi, Gesù non mente, se fa una promessa, quello è, e questo deve essere. Bene, celebriamo con gioia questa Santa Messa, unendoci al cuore immacolato di Maria, perché attraverso il suo cuore possiamo innamorarci del cuore di Gesù, corrispondere al suo amore e riparare, per chi non lo ama, essere devoti al suo cuore e per quanto possiamo diffondere questa devozione per tutti i frutti altamente benefici che abbiamo ascoltato apporta alle anime. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.